Come vedete, oggi siamo qui con la dottoressa Deborah Coinelli, che è la nostra fiscalista, la fiscalista che risponde nel nostro gruppo in maniera precisa e dettagliata su tutti i nostri problemi. E per alcuni di voi è la persona che gestisce appunto la nostra contabilità, la contabilità di noi del gruppo, insomma. Ha un bel peso perché sta diventando anche lei super esperta di Amazon e di tutti gli aspetti di Speriamo. Amazon, dell'e-commerce, non solo dell'aspetto fiscale. E ogni giorno, insomma, sopporta in particolar modo i miei messaggi, tanti messaggi in cui gli chiedo tutti gli aspetti Dalle controversi. 5 di mattina. Sì, esatto, anche dalle 5 di mattina, sì, perché mi alzo alle 4 e mezza effettivamente dalle 5 di mattina, e intanto così sono sicuro che appena si alza lo vede e dopo ho il margine che quando va a lavoro in macchina, va a portare i bambini all'asilo, mi risponde con l'audio, Ma vedi? quando esco la sera, è vero, Esatto, effettivamente rispondo così. ormai ci conosciamo, giusto? Anche i miei bambini ti conoscono, Ah, ok, perfetto. risponderanno loro tra poco. Sono lo zio della macchina. E allora oggi ho voluto fare questa diretta perché durante le coaching call che sto facendo in questo periodo e poi anche alle esigenze di un cliente, ho capito che c'è effettivamente una necessità molto importante, una necessità di capire alcuni aspetti relativi alla fiscalità. La fiscalità nell'ambito del mondo del commercio online in generale, ma anche in generale la fiscalità anche in Italia, perché noi sappiamo che in Italia si vuole innanzitutto diventare un imprenditore, hai la possibilità quindi di aprire una società o aprire una partita IVA, e quindi nel momento in cui apri una partita IVA hai la possibilità di poter di dire ok, lo apro con partita IVA ordinaria o con la partita IVA a livello forfettario. Allora, in generale il mio pensiero è che se sono un libero professionista assolutamente senso pensare a una partita IVA se rispetto ai prerequisiti nell'ambito del forfettario, perché comunque ho un bel guadagno, ho una bella marginalità e questo ha un aspetto molto importante. Nell'ambito invece del commercio, generalmente è consigliabile o la partita IVA ordinaria o addirittura l'SRL. In questa diretta vogliamo appunto parlare in particolar modo un focus sull'SRL, su alcuni aspetti per poter avere un risparmio fiscale relativo all'SRL e capire il perché vi consigliamo questo. Bene, Deborah, iniziamo innanzitutto dall'aspetto delle basi. Allora, c'è stata una modifica normativa nel 2020 relativa al forfettario che ha escluso una grossa fetta di persone a questo regime, giusto? È vero, è vero. La grande novità che ha sconvolto un po' il mondo delle partite IVA, più piccoli dei contribuenti, minori, quelli nel regime forfettario, chi comunque aveva intenzione di avviare dal 2020, è proprio dovuta al fatto che da quest'anno posso aderire al regime forfettario, posso quindi goderne dei benefici fiscali, delle semplificazioni contabili, solo se non ho un reddito da lavoro dipendente che supera nell'anno precedente i 30.000 euro lordi. Può sembrare, cioè uno può dire, vabbè, cosa apri la partita IVA a fare se hai già un reddito da lavoro dipendente che supera i 30.000, però soprattutto questa, cioè soprattutto la Sono professione magari. 20.000 euro, almeno 30.000 euro, non è Esatto, che. no? Cioè, c'è comunque questa condivisione di realtà, spesso anche dovuta al fatto che magari appunto il commercio elettronico riesco a gestirlo in tempi anche diversi, riesco magari Buonasera, a sì. mantenerne, capito? Per cui è una realtà molto radicata quella di chi ha un lavoro come dipendente e affianca o in una prima fase, intanto che ci prova ad avviare il commercio elettronico, decide di farlo nel modo più semplice, che è quello appunto del regime forfettario. E dal 2020 abbiamo questo paletto. Dal 2020 non si può, nel senso che è proprio un limite. Nessuno mi vieta di avviare il commercio, ma non posso farlo nel regime forfettario. Scandalo e soprattutto molto disagio hanno avuto chi aveva già questa situazione, no? Quindi ha aperto ante 2020, ha aperto pur essendo lavoratore dipendente o pensionato, comunque un reddito assimilato,
e si è trovato con la chiamata che dice mi dispiace, ma dal 2020 dobbiamo cambiare regime. E allora ci si chiede, ok, ma cosa faccio? Passo a un regime ordinario e quindi mantengo la mia partita IVA come ditta individuale, o mi conviene a questo punto costituire una società, un SRL? Questo è un po' un dilemma che oggi vogliamo un po' affrontare. Esatto. Allora, parliamo innanzitutto dei costi di costituzione. Sì. Ad esempio una partita IVA ordinaria nei confronti di una SRL. Sì. Ma allora, supponiamo appunto questo caso in cui io abbia già una partita IVA, no? Quindi ero un regime forfettario, nel 2020 mi trovo a dover fare una scelta. Prima di tutto, se decido di cambiare solo regime fiscale, quindi da forfettario decido di rimanere una ditta individuale ma di passare poi al regime ordinario, non faccio nulla se non un comportamento concludente, no? Quindi inizio ad applicare l'IVA, inizio a comportarmi da contribuente in regime ordinario. Se invece decido che no, costituisco l'SRL, allora bisogna sostenere dei costi diversi. Ci sono due tipi di SRL, l'SRL più gettonata, quella semplificata, l'SRL invece tradizionale. La diversità sostanziale è nel momento in cui la costituisco, perché l'SRL semplificata prevede l'assenza degli oneri notarili, quindi non pago il notaio, diciamo così. Meno. Pago dei diritti, circa 400 euro di diritti più o meno di notaio, nell'SRL ordinaria invece l'onorario del notaio c'è. A quanto ammonta circa? Su un capitale sociale dai 10.000 in giù siamo tra i 1.500 e 2.000 euro. Qual è? Però ok, ma perché scelgo uno, perché scelgo l'altro? Sì. Vabbè, l'SRL semplificata ha uno statuto molto blindato, molto rigido, non posso apporci tutele, modifiche da dettagliare. Sì. Tra i soci ovviamente, esatto, di minoranza. Tra i soci, piuttosto che gli amministratori, ma posso, cioè, tra l'altro una questione anche, posso essere amministratore se non sono socio, tutto sì. Un dibattito. L'SRL invece nasce per essere assolutamente flessibile e quindi possiamo metterci tutti i cavilli che vogliamo. Da lì in avanti l'SRL e l'SRL semplificata si comportano e costano nello stesso modo. Quindi non è vero che ma l'SRL semplificata non deposito il bilancio, ma dottoressa fai meno. No, assolutamente no. La stessa cosa. Esatto, civilisticamente sono riconosciute esattamente come due società di capitali identiche. Quindi da lì ci prepariamo a sostenere lo stesso tipo di adempimenti, lo stesso tipo di costi. E quali sono i costi in linea generale? C'è un costo iniziale che è di avviamento, che si aggira intorno ai 500 euro di pratiche, e poi un costo di gestione di contabilità che va dai 1.800 in su, dipende dal numero. Dal numero di fatture, dalla grandezza. Fatture, della... di banche, di rapporti finanziari, insomma, dipende. Dalla grandezza registri corrispettivi come il nostro. Sì, ripetiamo questa cosa. Esatto, esattamente. E poi ci sono dei costi fissi che sono per esempio il diritto camerale, 120 euro all'anno, la tassa di vidimazione dei libri che sta per scadere, 310 euro all'anno, e il deposito del bilancio, sì. 160 euro all'anno e insomma l'onorario poi del commercialista appunto. Varia insomma in base anche al lavoro, al tipo di attività che viene fatta. Esattamente. Allora, all'ambito del commercio, cioè una mia valutazione è il fatto che nell'ambito del commercio hai tante spese, le spese soprattutto chi vende su Amazon ha diverse spese dovute alla fee di Amazon, all'acquisto di prodotti, e quindi poterli computare nel proprio bilancio e quindi pagare effettivamente quello che si è guadagnato rispetto al regime forfettario, a mio avviso è un aspetto positivo, perché non si può pensare di valutare che pagare una somma indipendentemente se si è effettivamente guadagnata quella somma lì. E in luce di questo, chi apre una partita IVA nel regime forfettario per poter fare commercio può aver senso magari proprio nella prima fase di startup, esatto, per capire proprio se riesci a vendere, ma nel momento in cui riesci a vendere assolutamente è da escludere e da passare ad altre, bravo, sì, condivido, ad altri tipi di attività. Se ti è
piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao. Al prossimo video!